Siamo a fine gara con Mister Orrico. Allora, sicuramente lo Schiavone ha dimostrato di avere più qualità. Voi a tratti avete anche impensierito un po' la squadra di Mister Apicella, però alla fine è uscito un 6-0 che non ammette repliche. Beh, sicuramente sì, la squadra Schiavorea si sapeva che era, come dire, la squadra già programmata per il campionato, cioè per vincere il campionato, era tutte le qualità per arrivare alla fine e vincere il campionato. Noi purtroppo una squadretta un po' rimaneggiata, con qualche assenza importante. Domenica abbiamo avuto un paio di squalifiche, ma non è questo adesso. Beh, quello che interessava adesso è vedere anche un po' la reazione, ma certamente non con lo Schiavonea, ma per noi diciamo che il campionato dovrebbe iniziare domenica, dovrebbe iniziare, perché abbiamo incontrato fino ad ora le squadre titolate al campionato. Quale squadra l'ha impressionata di più? Beh, lo Schiavonea sicuramente è quella che mi ha impressionato di più, gioca più a calcio, gioca più a pallone, voglio dire, è una squadra veramente, come dire, buona, ha tutte le qualità per andare. Il San Marco, diciamo, non mi ha, come dire, neanche dispiaciuto, anche se noi là abbiamo giocato in casa, abbiamo fatto una grossa partita. Non voglio, come dire Tornare su altro, episodi un po' c'è spiacevoli. un po' di episodi un pochettino spiacevoli, però io vado come dire, sulla voglia e la grinta dei ragazzi giocando contro squadre blasonate di prima categoria. Niente da dire ai miei, perché anche se sono ragazzi che arrivano anche di terza categoria, però mi hanno, come dire, mi hanno orgoglito, nel senso mi hanno dato quello che chiedevo io. Chiaro. A Montalto si è visto anche un calcio diverso, state ripartendo anche con un pizzico di difficoltà, però da domenica con uno spirito diverso per cercare di ritrovare una posizione più tranquilla. Sicuramente sì, e io nello spogliatoio prima di uscire ho detto solo questo. Certo, sono venuto per giocarmi la partita, non mi nascondo, perché è inutile dire ai ragazzi abbiamo la sconfitta già in tasca. Assolutamente no, è il campo che dava la risposta. Il campo è stato giusto, secondo me, con una scontro, una squadra veramente forte. E dei miei, non, come dire, nella città di Rossano, non mi dispiace, non mi è dispiaciuto come dire, la grinta Lo che hanno messo, spirito. lo spirito della grinta, anche sapendo che era una partita difficilissima. Ecco perché io prima ho detto che per noi il campionato inizierà sicuramente domenica. Da domenica sicuramente avremo uno spirito e un modo diverso di entrare in campo. In bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.